Zero contagi nell'Agrigentino, ma ieri l'ASP non ha eseguito alcun tampone, in Sicilia solo due casi. Ieri prima domenica a messa dopo il lockdown e oggi riaprono palestre, piscine, centri e circoli sportivi. Aumentano gli sbarchi fantasma e clandestini, ha preso la notizia della maxi sanatoria Parton, entusiasti verso l'Italia. Galleria Spina Santa di Agrigento, le erbacce mettono in pericolo gli automobilisti, la viabilità è pessima. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri prima domenica a messa dopo il lockdown, il cardinale ed arcivescovo di Agrigento Don Franco Montenegro scrivono lettera di auguri ai musulmani per la fine del Ramadan. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Ieri è stato il primo giorno che nelle chiese d'Italia si è ripreso nella funzione di celebrazione delle sante messe dopo il blocco che il Covid-19 aveva imposto. Sempre ieri è stato anche emanato un breve messaggio da parte del cardinale Don Franco ai fratelli dell'Islam, in quanto è coinciso anche con la chiusura del Ramadan. Don Franco ha mostrato la sua gratitudine ai fratelli musulmani, messaggio che ci è stato sintetizzato da Don Luca, parroco della chiesa di Santa Rosa. Il Ramadan è finito ieri sera al tramonto e già da quest'oggi i fedeli musulmani celebrano la festa del sacrificio, la grande festa che conclude il mese sacro per i musulmani. In questa occasione il cardinale ha voluto inviare a tutti i fedeli musulmani un messaggio di pace e di fratellanza, soprattutto perché quest'anno proprio loro hanno voluto rivolgere a noi cristiani, in occasione della fine della Quaresima, della Settimana Santa e della Pasqua, un messaggio per la prima volta in questo momento in cui il coronavirus, soprattutto il 14 maggio, che è stata la giornata indetta da Papa Francesco di preghiera, di elemosina e di digiuno per tutte le fedi che ci sono nel mondo, di supplica al Creatore, all'Onnipotente, perché possa finire questa epidemia. Ecco, quindi è stato un modo per il Cardinale di ricambiare questo gesto, ma anche per mostrare la sua vicinanza a tutti i musulmani, sia quelli che da diverse generazioni vivono nella nostra terra da qualche anno o quelli che sono appena approdati a Lampedusa. E quest'oggi ho portato anche nei centri d'accoglienza questo messaggio da parte del Cardinale. Ogni anno avevamo la tradizione di condividere con i musulmani un iftar. L'iftar è il pasto che conclude il digiuno quotidiano che i musulmani fanno dalle bevande e da ogni tipo di cibo, ma ecco, le indicazioni di prevenzione che ci vengono date non ci hanno permesso di compierlo. È importante che questo cammino tra cristiani e musulmani si sia intensificato anche durante questa prova così difficile per l'umanità. Nella stessa chiesa si è anche provveduto alle distanze sociali e al rispetto delle norme previste per la celebrazione della Santa Messa avvenuta. Noi abbiamo cercato di mettere in pratica il decreto dell'arcivescovo, che è un'espressione, diciamo, sul territorio dell'accordo tra Chiesa, Conferenza Episcopale Italiana e il governo, e dunque cercando di mantenere anche, ecco, il distanziamento sociale che è richiesto proprio per prevenire la diffusione ulteriore di questo. I fedeli sono stati tutti molto comprensivi, hanno cercato di adattarsi un po' alle diversità. Noi abbiamo questa provvidenza di avere una chiesa all'aperto e quindi per noi è stato anche più accessibile, più facile poter mettere in pratica queste indicazioni. Zero contagi nell'Agrigentino, ma ieri l'ASP non ha eseguito alcun tampone. In Sicilia si sono registrati solo due casi. Vediamo. Nessun tampone, dunque zero contagi. I dati dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento sembrano essere confortanti, con il numero zero, nessun contagio, zero decessi. Ma quello che salta all'occhio è il colore rosso dello zero alla voce tamponi effettuati oggi. Dall'inizio dei controlli i tamponi eseguiti sono stati 7.876 e il numero dei positivi è stato di 125. Il dato è fermo da qualche giorno, ma lo ribadiamo, se non si fanno i tamponi è un dato drogato.
Stando al report dell'ASP, ci sono ancora due persone ricoverate in ospedale, una al Santeria di Caltanissetta, una al Civico di Palermo, mentre una persona è in RSA a Caltanissetta. Le persone in quarantena sono 6, 102 guariti, 14 i deceduti. 10 i positivi ancora in trattamento, 2 ad Agrigento, 1 a Canicattì, 2 a Castel Termini, 1 a Lampedusa Linosa, 1 a Porto Empedocle, 1 a Real Monte e 2 a Sciacca. La città agrigentina più colpita, 26 contagiati, 4 deceduti, 20 le persone guarite. In Sicilia ieri si sono contati solo 2 nuovi positivi. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 133.249, ieri ne sono stati eseguiti 1.336 su 117.242 persone. Di queste sono risultate positive in Sicilia 3.423, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.453, 1.701 sono le persone guarite e 269 le persone decedute. Degli attuali 1.453 positivi, 100 pazienti sono ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva, mentre 1.353 sono in isolamento domiciliare. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 38, Caltanissetta 20, Catania 628, Enna 67, Messina 286, Palermo 341, Ragusa 28, Siracusa 31, Trapani 14. Il prossimo aggiornamento avverrà stasera. Lo comunica la Presidenza della Regione Siciliana, che raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Ancora un passo in avanti nella ripresa della vita normale. Riaprono oggi in tutta Italia le attività sportive di base, le attività motorie in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati. Condizione essenziale di garantire il distanziamento sociale, l'igienicità dei locali e mantenere il divieto di assembramento. Alle linee guida nazionali si affiancano quelle condivise dalla Conferenza delle Regioni. Tenute ancora chiuse le attività dei centri benessere, compreso l'uso di saune e bagni turchi e dei centri termali, mentre per la riapertura delle discoteche bisognerà aspettare il prossimo 8 giugno. Giornata di sbarchi fantasma. Ieri sulle coste siciliane di migranti raccontano di aver appreso la notizia che in Italia c'è la maxi sanatoria per i clandestini. Adesso più di prima sono interessati a venire qui per lavorare. Lello Cassesa. La storia è quella di sempre ed ormai anche noi ci siamo purtroppo abituati. Un vero e proprio giallo ha descritto la giornata di ieri, calda e ventosa, con lo sbarco di oltre 400 persone sulla spiaggia di Palma di Montechiaro. Inizialmente gli abitanti, quasi tutti i bagnanti che hanno visto in diretta l'arrivo dei migranti, parlano di circa 400 persone, che poi diventano 70 per come riportano le forze dell'ordine, che hanno immediatamente presidiato e circondato la zona. Sul posto, tra la strada e la spiaggia, si è recato il sindaco di Palma di Montechiaro, Castellino, munito di mascherine e beni di prima necessità da offrire ai migranti, quasi tutti tunisini, mentre alcuni di loro hanno cercato di nascondersi tra le campagne per poi essere acciuffati dalle forze dell'ordine ed accompagnati con i pullman verso Porto Empedocle. Trovato qualche ora dopo il piccolo peschereccio di 10-12 metri che non poteva naturalmente accogliere 400 migranti. Quasi contestualmente a Linosa sono arrivati in 52, tra loro alcune donne, trasferiti poi a Lampedusa e poi ancora a Porto Empedocle sulla nave Moby Zaza. E nella stessa giornata a Trapani altre 3 piccole imbarcazioni, tutte intercettate e fortunatamente salvate. Dai dati del Viminale aggiornati al 22 maggio sono 4.445 migranti arrivati quest'anno in Italia, senza contare 450 giunti sulla costa dell'Agrigentino, sull'isola di Linosa e circa 70 sbarcati tra Lampedusa e Marsala. Nello stesso periodo del 2019 gli arrivi erano 1.361, mentre nel 2018 avevano raggiunto quota 10.693. Il totale dei migranti arrivati lo scorso anno ammonta a 11.471, nel 2018 erano stati invece 23.370, quasi il doppio. Violenta aggressione, 2 romeni sono stati arrestati dalla polizia a Canicattì. Vediamo.
La squadra mobile di Agrigento, diretta da Giovanni Minardi, in collaborazione con il commissariato di Canicattì, diretto da Cesare Castelli, su disposizione della procura di Agrigento, ha posto in stato di fermo i cittadini rumeni Costantin Toderita, 45 anni, e Petru Poenaru, di 42 anni, gravemente indiziati della selvaggia aggressione ai danni del connazionale Cristian Balosin, di 37 anni, il quale, aggredito a calci e pugni, nonché con un'arma impropria, è stato ridotto in fin di vita e ricoverato in prognosi riservata a Palermo. Gli aggressori, indicati da diversi testimoni, dopo il violento attacco si sono dati alla fuga, ma dopo qualche ora sono stati rintracciati a Canicattì dai poliziotti con ancora gli abiti e le scarpe sporchi di sangue. La feroce aggressione, maturata in un contesto di degrado sociale caratterizzato da abuso di alcol, sembrerebbe scaturita da motivi riconducibili a banali controversie di natura economica. La procura di Agrigento, diretta dal procuratore Luigi Patronaggio, continua a seguire attentamente lo sviluppo delle ulteriori indagini disposte e l'evolversi della condizione di salute di Balosin. Intanto è stato arrestato Simone Gennaro, 20 anni, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico presso la sua abitazione, accusato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato di Canicattì, durante il servizio di controllo del territorio, hanno riconosciuto Gennaro che se ne andava in giro pur essendo sottoposto ai domiciliari. Accertata l'evasione e dovendo procedere alla sua conduzione presso gli uffici del commissariato per l'arresto, gli agenti lo stavano facendo salire sull'auto di servizio, ma Gennaro è riuscito a divincolarsi e a fuggire, facendo perdere le proprie tracce nei vicoli limitrofi. Poco dopo è stato rintracciato e arrestato per le ipotesi di reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. La procura ha disposto gli arresti domiciliari, il giovane dovrà restare adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Galleria Spina Santa di Agrigento, le erbacce mettono in pericolo gli automobilisti, la visibilità è pessima. Eugenio Cairone. Continuano ad arrivarci in redazione le segnalazioni riguardanti un pericolo che solo gli utenti della strada, a quanto pare, vedono. Parliamo di erbacce e sterpaglie che nascondono la visibilità a quanti dalla statale 189 devono imboccare la statale 122 nei pressi della Galleria Spina Santa, dove è in vigore il doppio senso di circolazione. Una situazione già resa pericolosa proprio dal doppio senso, che diventa una vera e propria trappola per chi deve immettersi sulla corsia in direzione sud per Porto Empedocle o San Leone. Le immagini spiegano meglio delle parole lo stato di abbandono in cui versa la strada nel punto segnalato. Considerato che il ripristino della normale viabilità sembra lontano, è auspicabile un intervento urgente per la bonifica della zona dalle erbacce, in modo da consentire agli automobilisti di transitare senza rischi. Da parte nostra non possiamo fare altro che girare le segnalazioni all'ANAS di Agrigento e alla Polizia Stradale di Agrigento per fronteggiare una situazione divenuta davvero insostenibile. Flop delle casse integrazioni per Covid, solo una su tre è stata approvata. Secondo i dati dell'INPS aggiornati al 21 maggio scorso, le richieste approvate sono state adesso 25.270 per un totale di 56.364 lavoratori. Il servizio di Lello Casesa. La cassa integrazione in Sicilia è ancora un miraggio, lo è soprattutto per i 30.000 degli oltre 56.000 richiedenti che dopo circa tre mesi non hanno percepito un euro. Un disastro solo siciliano che si commenta da solo e non ha alcuna giustificazione in confronto con le altre regioni italiane. In pratica solo un lavoratore su tre ha ricevuto il via libera alla cassa integrazione in deroga. Le richieste approvate sono oltre 25.000 per un totale di 56.000 lavoratori dopo il bonus voluto da sindacati e lavoratori di 10 euro a pratica ai funzionari regionali per accelerare le pratiche, soprattutto dopo le dimissioni del dirigente generale dell'assessorato Vindigni. La situazione rimane drammatica, gridano ad alta voce i lavoratori e le categorie. Senza la cassa integrazione, migliaia di dipendenti del commercio, delle mense, del turismo in stato di povertà hanno serie difficoltà a fare la spesa con pericolosi meccanismi di conflitto sociale. Abbiamo sentito Francesco Picarella, Confcommercio Sicilia, che dichiara: la procedura della cassa integrazione ha avuto un iter controverso e complicato. Tanti lavoratori attendono ancora oggi l'erogazione del sussidio, tante altre pratiche non vengono espletate perché incomplete.
È inaccettabile in questo momento di estrema emergenza economica, con ripercussioni verso la piccola e media impresa siciliana ormai al collasso. Picarella chiede una immediata verifica delle responsabilità ed un intervento risolutore. Molte ditte individuali, scrive Picarella, stanno ricevendo un'email da parte del Dipartimento Lavoro in cui viene comunicata la respinta della pratica perché incompleta nella parte riguardante l'indicazione del nominativo del legale rappresentante. Impossibile non notare il macroscopico errore. In una ditta individuale il legale rappresentante è il datore di lavoro. Sono errori assolutamente inaccettabili, soprattutto in questo momento di estrema emergenza economica. Come già annunciato dal presidente Musumeci a inizio settimana, incontreremo le associazioni del settore del commercio e i sindacati dei lavoratori per un ampio confronto sulle aperture domenicali. In quella sede affronteremo con i commercianti anche la questione legata all'inizio dei saldi, lo ha affermato l'assessore regionale siciliano alle attività produttive Mimmo Turano. Abbiamo una richiesta da parte delle associazioni, ha spiegato Turano, di immediata riapertura delle attività commerciali al dettaglio anche la domenica nei giorni festivi. L'assessore alle attività produttive ha anche sottolineato che si discuterà con le associazioni anche della data di inizio dei saldi. C'è un'indicazione della conferenza delle regioni di posticipare i saldi estivi al 1 agosto 2020. Tuttavia vogliamo confrontarci con il mondo del commercio perché credo sia utile anticipare la data di inizio dei saldi che qui avevamo fissato per il 1 luglio. Anche Assotel Confesercenti, area Sicilia centro-meridionale, partecipa al progetto di promozione della filiera turistica agrigentina Agrigento C'è. Ringraziamo il Consorzio Turistico Valle dei Templi per averci voluto coinvolgere in questo progetto che, a nostro avviso, può dare un consistente contributo al turismo agrigentino. Abbiamo partecipato alle riunioni propedeutiche in videoconferenza fin dall'inizio e diversi nostri associati hanno deciso di aderire individualmente con i loro alberghi. Noi ci siamo e sosteniamo il progetto in maniera convinta, insieme alle altre associazioni ed organizzazioni della filiera turistica agrigentina. Lasciatemi dire che è bello vedere questa unione di intenti perché insieme siamo tutti più forti e possiamo raggiungere grandi risultati. Agrigento C'è può contare sulle capacità di tanti professionisti del turismo agrigentino che hanno aderito al progetto. Ora però attendiamo una risposta dal Comune di Agrigento di come e se vorrà sostenere il progetto. Noi crediamo che sia interesse di tutta la città sostenere Agrigento C'è, in quanto ogni turista in più che verrà ad Agrigento porterà finanze esterne al sistema economico cittadino. Questo è interesse di tutta la città di Agrigento, non riguarda solo gli operatori del turismo. È per questo motivo che a nostro avviso il sindaco dovrebbe sostenere il progetto Agrigento C'è. Adesso, con ottimismo, attendiamo una risposta. Valle dei Templi, nessun illecito per costruzioni ante 1985. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Ancora una volta il Tribunale Amministrativo di Palermo, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avente ad oggetto un'indennità risarcitoria richiesta dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per il presunto danno arrecato al paesaggio nel comune di Agrigento, frazione di San Leone, a seguito dell'edificazione di opere abusive, ha condiviso le argomentazioni proposte dall'avvocato Michele Cimino, Giorgio Troia, coadiuvati dal dottor Oscar Di Rosa e della dottoressa Giulia Seminara. È stata considerata illegittima la sanzione dell'ex articolo 167 del decreto legge 42/2004 irrogata dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali al proprietario di un immobile sito a San Leone. Il TAR Sicilia Palermo, con sentenza breve del 20 maggio 2020, ha accolto infatti le tesi del ricorrente e ha annullato il provvedimento emesso dall'amministrazione regionale con cui si contestava una presunta violazione del vincolo paesaggistico, confermando un orientamento ormai granitico sul punto. La pronuncia del TAR di Palermo è infatti
anche ritenuto fondata la censura proposta in via principale dallo studio legale Cimino e Partner, in cui è stata dedotta la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto a quello archeologico e pertanto ritenuto illegittimità della sanzione secondo l'ex articolo 167 del decreto legge 4204. L'avvocato Giorgio Traia sul punto ha dichiarato: questa sentenza, che si aggiunge alle già tante pronunce emanate in tal senso dal TAR di Palermo, evidenzia una situazione attuale quanto preoccupante in cui versano molti abitanti della città di Agrigento, che sono proprietari di edifici costruiti tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, che ancora oggi, forse per mancata conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale in materia e delle ragioni giuridiche a sostegno dell'illegittimità dei provvedimenti e dell'amministrazione, preferiscono far fronte alle sanzioni comminate dall'assessorato piuttosto che impugnare i provvedimenti. Vertice a Palermo per la destinazione dei 30 milioni di euro della Protezione Civile Nazionale per contrastare il pericolo da dissesto idrogeologico a Licata. I dettagli nel servizio. La regione siciliana passa alla fase 2 del progetto per l'eliminazione delle condizioni di pericolo da dissesto idrogeologico nella città di Licata. A partire dal 2016 le violente alluvioni che si sono abbattute sulla città hanno tragicamente messo a nudo la fragilità di una parte del centro abitato, finito letteralmente sott'acqua con ingenti danni e il comprensibile panico dei cittadini. Così, nel corso di un vertice convocato a Palermo, a Palazzo Orleans, il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ha voluto dare nuovo impulso alla messa in sicurezza del territorio della cittadina licatese, da sempre alle prese con le acque del fiume Salso che sfocia a mare proprio a ridosso dell'abitato. Alla riunione hanno partecipato una delegazione del comune di Licata, guidata dal sindaco Giuseppe Galanti e dall'assessore ai lavori pubblici Carmelo Castiglione, il direttore dell'ufficio contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce e il capo della protezione civile della presidenza della regione siciliana Calogero Foti. Dobbiamo lavorare per non farci più trovare impreparati e abbiamo il dovere di tutelare al massimo l'incolumità degli abitanti, ha detto il governatore siciliano. Bisogna quindi accelerare, ha aggiunto Musumeci, la realizzazione di tutte le opere necessarie a raggiungere tale scopo, impiegando fino in fondo le risorse a disposizione. Come è emerso dalla riunione, la Protezione Civile regionale ha già impegnato 13 dei 30 milioni di euro stanziati dalla Regione. In particolare sono in corso gli studi propedeutici alla progettazione esecutiva della sistemazione idraulica del tratto più pericoloso del fiume, mentre sono state aggiudicate le gare e si stanno per consegnare i lavori per mettere in sicurezza le località Playa, Fondachello, Colonne e Nicolizia, ormai largamente antropizzate. Si tratta di primi interventi urgenti per scongiurare nell'immediato nuovi pericoli per queste aree. Musumeci, anche nella sua qualità di commissario di governo, ha inoltre assicurato tempi rapidi da parte della struttura antidissesto per il consolidamento del costone sovrastante la via Marconi. Da oggi, ha precisato il governatore siciliano, ci sarà un confronto costante tra regione e amministrazione comunale di Licata per analizzare e prendere in considerazione tutte le criticità esistenti, con il necessario coinvolgimento di quegli uffici che potranno trovare soluzioni idonee e rapide. A tale scopo Musumeci ha riconvocato il tavolo tecnico per il 4 giugno prossimo e già in quella riunione, ha sottolineato il presidente, dovranno essere individuate nuove concrete risposte da fornire alla comunità licatese. Iniziative di solidarietà dei maestri del lavoro. Vediamo. I maestri del lavoro della provincia di Agrigento hanno dato vita a una raccolta volontaria e solidale per aiutare i poveri e i bisognosi del territorio. Guidati dal console Migliore, hanno donato alimenti e beni di prima necessità alla responsabile della mensa della solidarietà di Agrigento, Suor Maria Grazia Pillitteri, affermando che in un momento di particolare gravità umana, sociale ed economica aggravata dal coronavirus, il cuore generoso e misericordioso e caritatevole dei maestri del lavoro non poteva restare insensibile alle necessità vitali del proprio prossimo. La mensa della solidarietà, tramite la direttrice Suor Maria Grazia, e persone che si dedicano sempre al volontariato e che danno da mangiare a coloro i quali non possono comprare il mangiare. Oggi abbiamo voluto contribuire con un nostro piccolo interesse da parte di questi maestri e contribuire con qualche goccia d'acqua e un po' di carne, che sono secondo noi gli alimenti indispensabili per la vita quotidiana, e dirvi grazie anche per il grandissimo lavoro di volontariato che fate. Anche noi nel sociale siamo impegnati con i giovani nel mondo della scuola per orientarli al lavoro,
e agli anziani per aiutarli a sopravvivere. Grazie a lei, Sor Maria Grazia, e ci consenta di darle un piccolo contributo per l'acquisto dei prodotti e un segno della nostra organizzazione. Grazie anche a voi perché ha detto bene, noi siamo qui a servizio di coloro che non hanno assolutamente la possibilità di poter pensare ai loro fabbisogni personali, anche quelli più normali, quelli più naturali, e con autosufficienza. Quindi noi siamo qui per servire i nostri fratelli più fragili, ma lo facciamo nel nome del Signore, ma lo facciamo anche perché il Signore si serve di voi, si serve di tutti coloro che bussando alla nostra porta ci portano il necessario da poter dare. Noi facciamo semplicemente da tramite tra chi porta e chi riceve. Ed è questa la cosa più bella perché penso che il Signore ha bisogno di braccia perché Lui non ha braccia soltanto le nostre braccia. Rendo grazie allora a Dio che ci mette nelle condizioni di poter spendere le nostre forze a servizio delle persone più povere, ma rendo grazie anche a voi perché attraverso, diciamo, il vostro aiuto concreto, il vostro affetto, il vostro sostegno, quello che ogni giorno noi vediamo che non ci viene mai meno, possiamo essere, diciamo, la longa mano di Dio per l'umanità. A seguire, maestri del lavoro hanno anche incontrato la responsabile dei volontari di strada, Anna Marino, consegnando anche a lei una significativa quantità di latte, alimenti e buoni acquisto per bombole di gas. I maestri del lavoro con questa associazione da tempo collaboriamo assieme in attività sociale di aiuto ai bisognosi. E ci è sembrato opportuno, in un momento di particolare difficoltà causato dal coronavirus, in cui i poveri sono sempre di più, dare un nostro piccolo contributo in materiali, beni di prima necessità, quale latte, alimenti di prima colazione, alimenti, mezzi tipo bombole di gas per i bisognosi, coloro i quali non hanno ancora l'utilizzo o non possono comprare assolutamente questo tipo di prodotti. A lei la ringraziamo per l'attività di volontariato che ci vede a fianco, tra l'altro anche noi, è una nostra un'associazione di volontariato, e ti ringraziamo per tutto quello che fai per i bisognosi. A te un piccolo ricordo. Allora, grazie di cuore, e voi siete stati sempre per noi amici straordinari, intervenite sempre nei momenti di bisogno, e questo è proprio un momento di grande bisogno, dove ci sono tante famiglie che stanno soffrendo la fame, chiuse a casa. Adesso fortunatamente si è riaperto un poco tutto, quindi speriamo che magari quelli che lavorano a giornata possano riprendere la loro attività in modo da cercare di tamponare questa situazione drammatica. Io vi ringrazio di cuore, siete sempre stati vicino a noi e in questo momento è la cosa, questo vostro aiuto è ancora più gradito. Grazie di cuore veramente. Grazie a te. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. La dottoressa Angela Chiarielli è stata nominata direttore facente funzioni della struttura amministrativa del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento. Prende il posto di Salvatore Iacolino, nominato direttore amministrativo dell'ASP di Siracusa dal direttore generale Salvatore Ficarra. A Cefalù, nuovo laboratorio di biologia molecolare. Vediamo. Sono state assunte tutte le precauzioni del caso presso l'ospedale Giglio di Cefalù per cercare di mantenere sotto controllo questo male invisibile che ha creato panico e tanta paura. La Fondazione Giglio ha fatto un grande sforzo organizzativo per rafforzare e mettere ancora di più in sicurezza l'ospedale, prevedendo eventuali contagi. Nel frattempo sono state predisposte tutte le contromisure nell'eventuale gestione di pazienti Covid, con un grande sforzo organizzativo per mantenere aperte tutte le attività sanitarie, in modo da garantire continuità assistenziale. Con le nostre telecamere ci siamo recati nel nuovo laboratorio di biologia molecolare, dove abbiamo incontrato la coordinatrice, il biologo molecolare Maria I Andriolo. tamponi vengono processati sotto cappa, noi facciamo un'estrazione al momento, facciamo manuale perché abbiamo problemi di kit di estrazione automatico, anche se noi abbiamo qui l'estrattore automatico, e poi vengono amplificati.
tramite un amplificatore, una real time PCR, poi con i controlli positivi e negativi, poi sicuramente poi vengono analizzate le curve e ci sarà poi la risposta se è positivo o negativo. Se è positivo verranno mandati al laboratorio centrale del policlinico per la conferma. Tutti i dati sono inseriti in un file che viene mandato ogni giorno all'epidemiologico, al DASOE, tutto, diciamo, il percorso dura 4 ore, quindi da quando arrivano il tampone, estrazione e amplificazione, in totale ci sono tra 4 ore di processamento. La Fondazione Giglio ha tutti i requisiti per fronteggiare questa emergenza Covid? Sì, già la Fondazione Giglio è da un mese che sta fronteggiando l'emergenza Covid, sia come unità di crisi che è stata creata dal direttore sanitario e dal nostro presidente, in cui ci sono varie figure, di cui faccio parte naturalmente pure io, sia perché tutti gli operatori, sia sanitari che amministrativi che dei servizi, quindi pulizie, bar, questi sono stati tutti tamponati, e poi ogni paziente prima di entrare va nella tenda pre-triage e praticamente fa il tampone e solo dopo l'esito entrerà nella struttura, quindi se si deve sottoporre a una gastroscopia piuttosto che a una colonscopia piuttosto che a un intervento chirurgico, e tutti anche i pazienti da PS, solo a tampone negativo si entra, se no non si entra, se ci sono dubbi si ripetono, se ci sono, ripeto, positivi si manda al centrale, dopo la conferma o la smentita il paziente può accedere. Venerdì 29 maggio a mezzogiorno gli avvocati del Foro di Agrigento prenderanno parte ad una manifestazione che si svolgerà davanti il Palazzo di Giustizia della città. L'obiettivo del flash mob della portata nazionale è quello di ripristinare lo Stato di diritto, sollecitare la repentina ripresa dell'attività giudiziaria e conseguentemente l'esercizio della professione forense al momento paralizzata. La sospensione dell'attività giudiziaria di fatti sta danneggiando, oltre gli stessi avvocati, soprattutto la tutela dei diritti del cittadino. Durante la manifestazione gli avvocati del Foro di Agrigento consegneranno idealmente i codici procedurali e le toghe. Anche il comune di Joppolo Giancazio ha celebrato la giornata nazionale della legalità nella data dell'anniversario della strage di Capaci lo scorso 23 maggio. C'è il servizio. Joppolo oggi ha voluto ricordare le vittime di mafia. Oggi è il 28° anniversario della strage di Capaci, in cui, ricordava poco fa padre Portella, persero la vita il giudice Falcone, la moglie e i tre agenti della scorta. Abbiamo voluto aderire a questa iniziativa fatta dalla Fondazione Falcone come Comune di Joppolo, e io intanto voglio ringraziare tutti per la vostra presenza, perché Joppolo ogni anno aveva organizzato una marcia chiamata per ricordare e non dimenticare tutte le vittime innocenti di mafia. Abbiamo un elenco che supera forse i 1000, perché gli anni 80 e gli anni 90 sono stati per la nostra patria degli anni in cui c'è stata una carneficina, in cui sono morti giudici, sono morti giornalisti, forze dell'ordine,
chiunque metteva in discussione quello che era il potere del sistema mafioso veniva ucciso. Anche qua nella nostra provincia io voglio ricordare tanti che hanno perso la vita, dal maresciallo Guazzelli al giudice Livatino al giudice Saetta e tanti e tanti altri. Ora il fatto di in questo momento vedersi, avere un momento di riflessione, anche se in pochi, è importante, il non dimenticare, il cercare di riflettere, il cercare di essere sempre e dire no a qualsiasi tipo di tentazione e combattere la mafia. Signor Sindaco di Joppolo Giancaxio, gentilissima Presidente del Consiglio Comunale, signor Maresciallo della Caserma dei Carabinieri, gentili autorità civili e militari, cari concittadini, in questo 28° anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta, noi tutti, nonostante la seconda fase della quarantena del coronavirus, non vogliamo dimenticare la realtà di quella strage e delle altre che si verificarono in quel tempo. Quelle morti di illustri cittadini spinse tutta la popolazione di allora e anche di dopo a dire basta a quelle connivenze tra centri di potere e mafia che avevano favorito l'ascesa di gente disonesta e del malaffare. La commemorazione della morte di Falcone e delle altre vittime va intesa quindi come un richiamo rivolto a tutti noi per riflettere sull'impegno che oggi dobbiamo avere per continuare a vigilare e a prodigarci perché la mafia venga lottata, affinché non riesca ad avere il profitto illecito insinuandosi fra i poteri dello Stato e i poteri delle grandi imprese economiche dell'Italia e del mondo. Questo è il significato della manifestazione che stiamo facendo per far trionfare la giustizia e la pace in mezzo a noi e in tutto il mondo. Noi non siamo capaci, che il pezzo che esce ovviamente in tutti gli store digitali, voglio proprio dire che fare il proprio dovere è una cosa importante. Vediamo i medici in prima linea, gli infermieri in questo momento che facendo il loro dovere hanno anche perso la vita in questo periodo di Covid-19. Io voglio essere qui presente e lanciare questo appello di partenza, ripartenza con la musica. Dall'isola dove c'è sempre il vento, di primavera è l'odore che sento, i fiori di maggio c'è un limite al peggio, e quell'autostrada apparente silenzio. No, noi non siamo capaci, 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 no. Televisioni, divise uomini con dei valori, e pagano il prezzo del proprio dovere, in quella nottata di veglie e dolore. Apri la finestra, è un nuovo modo di vedere le cose, che il mondo cambia in fretta
E la giustizia la dà solo l'amore. E la giustizia la dà solo l'amore. E la giustizia la dà solo l'amore. L'amore, l'amore. No, noi non siamo capaci, no. 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 Oh, oh. E la giustizia la dà solo l'amore. Oh, oh. E la giustizia la dà solo l'amore. Oh, oh, oh. E la giustizia la dà solo l'amore. Noi non siamo capaci, no, perché siamo capaci. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.